Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video per parlarvi delle mie 5 creme viso preferite. Avevo fatto un video sulle mie 5 creme mani preferite e mi è stato richiesto di farne uno anche sulle creme viso. E quindi io lo faccio molto volentieri, anche perché ho effettivamente 5 creme viso delle quali prima o poi avrei voluto parlarvi e quindi questa è l'occasione migliore. Inizierei subito con la prima, che è questa qui della Neutrogena. Questa è la crema Neutrogena formula norvegese per pelli secche, quindi idratazione intensa. Vi faccio vedere più o meno la consistenza della crema, sperando che vediate qualcosa perché ho una luce che abbaglia terribilmente, quindi io non so veramente cosa voi riusciate a vedere. Provo a farvela vedere in questo modo. Questa è la consistenza della crema. Questa è una crema che è veramente molto buona per chi ha la pelle secca, quindi per quei problemi di pelle intensamente secca, questa è una crema intensamente nutriente e molto molto idratante, però ha un piccolo difetto, è molto fluida. Quindi se voi mettete troppo prodotto, il rischio è quello di poi non riuscire a farla assorbire o comunque ci riuscite, ma ci vuole un sacco di tempo. Quindi ne va usata proprio pochissima di questa crema. Quindi se le creme che vanno ad ungere troppo non vi piacciono, forse questa non è proprio la più adatta a voi. Però io mi trovo benissimo. È una delle mie preferite perché io ho la pelle veramente molto secca, quindi ho bisogno di una crema che vada proprio a nutrire la mia pelle, a dissetare la mia pelle e quindi questa è assolutamente ottima nel mio caso. Poi la seconda crema che volevo farvi vedere è questa qui della Lictena. Questa è una crema che va benissimo per pelli sensibili e reattive. Per pelle reattiva si intende quella pelle che tende ad avere delle irritazioni e degli arrossamenti frequentemente o comunque per situazioni magari di freddo, per situazioni legate a qualche irritazione dovuta a un'allergia, una dermatite, insomma tutte quelle situazioni in cui la vostra pelle si arrossa, si irrita e reagisce male, detta proprio in parole semplici. Questo è il packaging, ve la faccio vedere anche fuori dalla scatola. È una crema che ha una media consistenza, ma soprattutto è curativa, tra virgolette, perché non è un farmaco, anche se io l'ho acquistata in farmacia. Però è un pochino più curativa rispetto alla classica crema cosmetica perché va utilizzata quando c'è la presenza appunto di irritazioni o comunque di pelle un pochino danneggiata e un pochino sofferente a causa di determinate situazioni. Io avevo un problema soprattutto sulla fronte perché avevo la pelle molto secca e arrossata, avevo degli arrossamenti soprattutto dall'attaccatura dei capelli. Ho utilizzato questa crema e il problema più o meno diciamo che si è abbastanza risolto. Poi io nel mio caso, siccome l'arrossamento era abbastanza persistente, ho dovuto utilizzare poi una pomata, diciamo farmacologica, nel senso che sono proprio andata poi ad applicare un farmaco perché il problema era un po' ostico. Però questa crema comunque mi aveva aiutato, aveva avuto un effetto comunque lenitivo, un effetto calmante, quindi anche se non aveva proprio tolto del tutto il problema, aveva coadiuvato un pochino i sintomi. E quindi io ve la consiglio se magari avete degli arrossamenti, delle irritazioni, soprattutto nel periodo più freddo dell'anno, perché può essere una valida alternativa al classico farmaco, alla classica pomata che potete acquistare in farmacia, ma che ha magari all'interno dei componenti che sono farmaci. Invece questo è un cosmetico, ma di livello un pochino più superiore, diciamo, perché può risolvere determinati problemi. Un'altra crema che per me è stata un'eccezionale scoperta e che ho scoperto da poco è questa qui, Acqua alle Rose, quindi la linea è Acqua alle Rose e questa in particolare è una crema idratante protettiva per pelli sensibili con estratto di rosa antica
profumata, ipoallergenica e senza parabeni. Questa è una crema che devo dire mi ha stupita tantissimo. Intanto vi faccio vedere il packaging perché è bellissimo. Guardate che carina che è questa crema, questo packaging un po' sferico con questo tappo bianco, con questo vetro blu così acceso, diciamo, è molto molto carino il packaging, mi è piaciuto tantissimo. La crema all'interno è un rosa molto chiaro, ma secondo me non riuscirete a vederlo perché ci sono le luci e quindi c'è un abbaglio terribile. Comunque è un rosa molto molto chiaro ed è veramente profumatissima perché ha proprio un buonissimo profumo di rosa. Questa è una crema che mi ha stupito tantissimo perché mi ha idratato la pelle in maniera eccezionale. Vi faccio vedere ancora una volta la confezione, la scatola, eccola qua. Però io tenete presente che giù in info box vi lascio tutti i nomi delle creme che ho citato, in modo che poi, anche se vi siete persi dei pezzi, riuscite a recuperarle tutte. Questa, dicevo, mi ha stupito tantissimo perché ha avuto un forte effetto idratante. Io avevo la pelle molto secca, ma in generale ho sempre la pelle molto secca. Ho applicato questa una sola volta la sera e alla mattina avevo la pelle che sembrava di velluto, quindi mi sono veramente trovata benissimo ed è una crema che sicuramente quando avrò finito andrò a ricomprare perché mi ha proprio idratato, ammorbidito e nutrito la pelle in una maniera eccezionale. Quindi questa io ve la consiglio se avete la pelle particolarmente secca perché ha veramente un grande effetto idratante. Inoltre, questa è una crema che è in grado di prevenire gli arrossamenti e di andare a diminuire un pochino quell'effetto di pelle che tira. Avete presente quando la pelle è talmente secca che sembra quasi che stia tirando? Io l'ho avuta spesso questa sensazione, perché chi soffre di pelle secca forse mi può capire, ma questa sensazione di pelle che appunto sembra quasi che si stia tirando, l'avete, la sentite. E questa qui, devo dire che toglie questa sensazione, quindi è super super consigliata. Vi faccio vedere questa di Bottega Verde, che è una crema alla pesca e albicocca per pelli normali. Questa è una crema che profuma di pesca di albicocca, è arancione all'interno, non, sicuramente non lo vedete, voi vedrete tutto bianco perché c'è sempre la luce. Comunque è una crema delicata che ha questa profumazione, diciamo intensa, perché comunque lo sentite che sa di pesca di albicocca, però poi una volta sulla pelle rimane comunque abbastanza tenue, abbastanza delicata ed ha comunque un buon potere idratante. Però è una crema secondo me più primaverile, più estiva, proprio per questo effetto rinfrescante, ma anche perché l'effetto idratante comunque non è secondo me così tanto intenso, quindi può andare bene nelle stagioni meno fredde in cui la pelle magari si secca molto di meno. Però è comunque una buona crema che io mi sento di consigliarvi. E poi l'ultima crema che vi mostro è stata anche l'ultima scoperta. È della Vivi Verde Coop, quindi di questa linea qui della Coop, ed è una crema viso gel, effetto idratante. Quindi non si tratta della classica formulazione in crema, ma proprio di un gel. E secondo me questa è perfetta in estate, è per pelli normali e miste. Questa in particolare ha estratto di passiflora e aronia che provengono da agricoltura biologica. È una crema con la quale mi sono trovata molto bene. Questa ha l'applicatore così. Quindi premete qua sopra e qui esce il gel, quindi è molto comoda ed è anche pratica se per caso ve la volete portare in viaggio perché non occupa tantissimo spazio ed è più resistente rispetto al barattolino di vetro. Comunque questa è una crema che io vi consiglio in estate perché essendo un gel si asciuga molto facilmente e soprattutto ha un effetto molto rinfrescante. È così, è proprio il classico gel che io spero riusciate a vedere più o meno, insomma almeno qualcosa, e si asciuga veramente subito. Quindi secondo me questa crema è assolutamente perfetta per tutte quelle persone che odiano le creme per il semplice fatto che è difficile farle assorbire, che
che hanno sulla pelle un effetto comunque un po' più unto, perché comunque io ho sentito tante persone che non amano le creme proprio perché non vogliono sentirsi la pelle unta. Ecco, questa crema vi toglierà assolutamente questo problema perché essendo un gel si asciuga immediatamente e non unge, quindi voi vi ritroverete poi la pelle asciutta nel giro di pochissimi secondi. Però io ve la consiglio soprattutto in estate, perché appunto l'effetto fresco permane a lungo sulla pelle. Quindi se voi la mettete in inverno, poi uscite, fuori c'è freddo e voi avete il viso fresco, secondo me poi avete freddo, quindi non è piacevole. Invece in estate questa permanenza di fresco sul viso e sulla pelle sicuramente è molto più piacevole. Quindi è una crema questa che io vi consiglio nelle stagioni più calde. È comunque buona perché idrata, è comunque una crema che lascia la pelle morbida, abbastanza vellutata e che, come vi dicevo, ho scoperto da poco tempo e che mi è molto piaciuta. L'ho utilizzata la scorsa estate, quindi l'ho scoperta da poco tempo relativamente, perché adesso comunque siamo in inverno, però non è una crema che conosco da tanti anni. Quelle che invece vi ho fatto vedere, a parte quella l'acqua di rose, che l'ho scoperta da poco, tutte le altre le conosco comunque da tanti anni, le utilizzo da tanto tempo e quindi sicuramente ho un'esperienza più lunga rispetto al loro utilizzo e vi posso anche dire che è un'efficacia che dura nel tempo. Le altre due le ho scoperte più recentemente, però mi sono trovata bene, comunque per un po' di mesi le ho utilizzate e devo dire che quando le avrò finite probabilmente le andrò comunque a ricomprare. Io per questo video mi fermo, spero di esservi stata in qualche modo utile o comunque se non sono stata utile spero almeno di avervi tenuto compagnia per questi minuti. Io vi ricordo che vi ho lasciato giù in info box tutti i nomi delle creme che ho citato, fatemi sapere nei commenti se ne usate qualcuna di queste, se le conoscete oppure se ne avete anche una da consigliarmi, io accetto sempre volentieri i vostri consigli. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.